Buongiorno, sono Robert Piattelli. Ho il privilegio di aprire con uno dei posti del cuore mio personalmente, che è la Campania in sostanza, che presenta in questa apertura della seconda giornata del WTA, siamo in diretta streaming, presenta il loro progetto di ecosistema digitale per la cultura. È molto interessante, mi permetto di dire che l'abbiamo proseguito su una tappa che abbiamo fatto alla fine di marzo, all'inizio di aprile, all'ex polverificio borbonico di Pompei, del Parco Archeologico di Pompei, che l'abbiamo trattato questo tema applicato alla didattica fuori dalla classe e al turismo scolastico. Ora si sta parlando di patrimonio culturale, invece tutto a 360 gradi. Molte delle persone sono le stesse che hanno anche contribuito al palinsesto di quella giornata che era il 1º aprile di quest'anno. Chi c'è in linea? Salve dottore, sono Luciano Ragazzi. Siamo con Carmine Romano del Museo di Capodimonte Buongiorno. e la dottoressa Murolo, che in questo momento ha un problema di audio, non riesce a collegarsi con l'audio. Allora, ditemi voi, siamo già in diretta, se volete qualcuno vuole, mentre vi state sistemando, fare una piccola introduzione, sarebbe perfetto. Allora, salve. Purtroppo la dottoressa Murolo non riesce ad entrare in conferenza con l'audio dal suo computer, quindi non so proprio come risolvergli il problema. Se Chi possiamo. chiacchiera? Qualche cosa? Che ci raccontate, Luciano? Salve, buongiorno. Ciao, buongiorno. Ok, io vorrei far partire il video dell'ecosistema che illustra più o meno il lavoro fatto e poi cominciamo a introdurre la relazione. Molto bene. L'abbiamo scaricato stamattina. Dovrebbe essere il video, vero? Nel senso. Sì. Regione Campania presenta Ecosistema Digitale per la Cultura, un portale immersivo Web 3.0. Il patrimonio culturale della Campania diventa un'esperienza immersiva. L'esplorazione della regione inizia da vedute aeree ad altissima definizione. Si atterra virtualmente negli attrattori culturali del territorio. L'interazione a 360 gradi con i dati del patrimonio culturale comprende immagini, schede, video, audio, riproduzioni 3D. Il visitatore interagisce con le opere d'arte in realtà aumentata su web, sempre connesso al portale immersivo. Nei siti UNESCO, nei monumenti, nei musei diffusi digitalizzati a 360 gradi, si creano itinerari guidati multimediali. Grazie allo spazio web, i contenuti si geolocalizzano e si fruiscono in 3D nell'ambiente. Il portale supporta gli utenti prima, durante e dopo la visita. Il viaggio diventa una macchina del tempo. Il passato riappare attorno a noi grazie alle ricostruzioni archeologiche geolocalizzate. Le tecnologie del futuro incontrano la preistoria. Nell'ecosistema culturale della Campania tutto diventa possibile. Ok, penso che stia ripartendo il video, quindi si può Carino, bloccare. carino, soprattutto il dinosauro finì. Che razza è? Tirannosaurus. È Dino. Il video lo possiamo. Ok. Io volevo tentare di far introdurre la dottoressa Nadia Murolo, che la mettiamo a viva voce dal mio cellulare, così
Certo. Fa lei la sua presentazione e la metto in viva voce, così. Benissimo, perfetto. E sarò io a lanciare le sue slide. Bene. Dottoressa, ci sente? Nadia, sei in diretta con il mio microfono. Buongiorno a tutti. Scusate queste inconvenienze. D'altra parte, non sempre questi collegamenti riescono al meglio. Allora, per anche semplificare e velocizzare, lasciate poi il tempo. Aspettate, non si sente su. No, si sente malissimo. No, Nadia. Non si sente. E per cui è inutile, se trovate una soluzione bene, Nadia, se lo metti, magari può mettersi alla fine se trova una soluzione. Se può spostarsi da dov'è e andare da qualche altra parte che possa aprire un collegamento al link che le ho mandato, se no così non si può fare, insomma. Sì. Allora, facciamo così, a questo punto inizio io la presentazione. Bravo, sì. Della parte digitale e poi vediamo se riusciamo a recuperare. Riusciamo a riagganciare qualche un altro, okay. Vai. Ok, va benissimo. Un attimo che vi condivido il mio schermo. Ma penso che vada chiuso il microfono. Devi chiudere il microfono. Buttala fuori. La fine del primo. Riuscita? No. Chi è che sta parlando? La dottoressa Murolo, che non riesce però. La dottoressa? Murolo. Dottoressa, spenga il microfono per piacere, che così deve parlare. Ecco. Vai, allora. Okay. Proviamo ad andare avanti. Luciano, vai. Eccoci. Allora, l'ecosistema digitale della cultura è un progetto complesso che raccoglie quasi 8 domini culturali. Dico quasi perché il dominio culturale moda si sta agganciando con un progetto azione di rafforzamento. Abbiamo gestito un'operazione di creazione di sistema informativo che riguarda il dominio bibliografico, archeologico, storico-artistico, archivistico, teatrale, spettacolo dal vivo, cinematografico e musicale, al quale stiamo aggiungendo la moda, come avrò modo di spiegare dopo. Il progetto è un sistema informativo che da un lato dà la possibilità agli archeologi e ai responsabili del settore culturale di poter lavorare normalmente sul proprio lavoro, quindi riuscire a catalogare le opere e quant'altro, ma dall'altro permette ai visitatori, ai cittadini, ai archivisti di poter, o studenti di poter studiare quanto fatto. Io vi parlerò soltanto del progetto. Dottoressa, bisogna che spenga il microfono perché sennò non possiamo andare avanti. Riusciamo a. Provi a chiudere il microfono della regia eventualmente. Per quanto riguarda il sistema Move to Cloud, noi abbiamo realizzato. Recuperato più che altro 400.000 schede di catalogo realizzate in passato dagli istituti culturali campani con un progetto che avevamo come Regione Campania con il Ministero e si chiamava il CRBC, quindi il Centro Regionale per i Beni Culturali della Campania. A queste schede che sono entrate nel sistema informativo siamo riusciti a realizzare 10.499 schede di catalogo in un'ottica di linked open data, quindi queste tutte queste schede, le precedenti schede e le nuove saranno pubblicate con l'OD sul portale dati della Regione Campania. E questi sono più o meno i numeri che potete vedere. Primo museo della Campania, che è il Museo MAN con controllo dei parametri ambientali, e un primo portale immersivo in Italia per i beni culturali che racconta sia da un punto di vista paesaggistico che da un punto di vista culturale il nostro territorio. Questi sono gli attrattori coinvolti dal progetto Move to Cloud Ecosistema Digitale. Abbiamo tutti i musei più importanti in ambito MIBAC della Campania, tra cui anche il Museo di Capodimonte con cui oggi ospite il dottor Romano, che vi parlerà dell'operazione di digitalizzazione fatta a Capodimonte.
tutti gli archivi di Stato, le biblioteche universitarie, la Biblioteca Nazionale, il Museo di Montereggio. Ma andiamo un po' nel dettaglio. Il sistema è pensato per essere interoperabile con i sistemi nazionali. Ovviamente la produzione del dato avviene a livello locale, questo dato è trasmesso ai sistemi nazionali, per esempio come SIGECWeb dell'Istituto Centrale del Catalogo, però noi come Regione Campania utilizziamo quel dato per valorizzare il nostro territorio, il nostro patrimonio. Per poter integrare più domini culturali è stata fatta un'operazione di integrazione delle authority generali dei vari domini. Quindi è possibile tramite l'ecosistema digitale andare a cercare un autore, ad esempio Dario Fo, e poter immediatamente ricercare tutto ciò che è nel dominio archivistico, nel dominio bibliografico, nel dominio storico-artistico che parla o di cui parla Dario Fo. Questo attraverso la realizzazione di un DBGraph, dove le singole authority dei singoli domini culturali vengono poi integrate in una super authority e quindi che agevolano la ricerca multidominio. Vediamo un po' i prodotti che abbiamo realizzato. Ci sono diversi sistemi di fruizione, uno dei quali, per esempio, è la possibilità, tramite l'immagine, di ricercare nel catalogo dei beni culturali l'opera e di conseguenza farla fruire con vari sistemi, quindi con l'audio, con il web, con l'app. I portali immersivi, dove attraverso dei voli drone a 360 abbiamo sorvolato al momento 60 punti della Campania e per esempio in alcuni siti abbiamo sovrapposto le ricostruzioni 3D dell'anfiteatro per esempio di Pompei o del teatro romano di Sessa Aurunca o dell'anfiteatro di Sessa. Da un punto di vista di fruizione, lato utente internet, il sistema si presenta con un unico portale a cui si accede tramite cultura.regione.campania.it con domini e con sottoverticali specializzati. Quindi c'è il verticale del teatro, c'è il verticale del cinema, ci sarà il verticale dell'archeologia e così via. Alcuni lavori fatti presso gli istituti. All'Archivio di Stato di Napoli è stato fatto un lavoro molto interessante sul più antico documento, che è la carta lapidaria. È stato fatto un rilievo 3D, quindi con laser scanner, di una lastra di marmo incisa. L'Archivio di Stato, attraverso un progetto di collaborazione con l'Istituto di Belle Arti, ha fatto restaurare la carta lapidaria, quindi è stata ripulita interamente la carta lapidaria, è stata acquisita digitalmente in 3D. Alessandro Preziosi ha prestato la sua voce gratuitamente a questo progetto. L'Archivio di Stato ha realizzato fondamentalmente un prodotto che adesso vi mostriamo in collaborazione con la Regione Campania. Ciao. So che sembra una comune lastra di marmo, ma sono il più antico documento di questo archivio. Sono stato redatto tra il VII e l'VIII secolo d.C. e provengo dall'area flegrea. Nel 1851 il direttore Angelo Granito di Belmonte mi comprò per 24 ducati dal mercante di antichità Raffaele Barone. Un bel prezzo? Ma se considerate che sono un unicum, capirete perché ero così costosa. Su di me è incisa una cartula venditionis, cioè un contratto di compravendita redatto dal notaio Giuliano nel quale Sisinno e Leopardo, due viris onestis, vendono ad altri due viris onestis, Barbaro e Florenzio, il casale Memorola con tutte le sue Ti pertinenze per risparmio il 5. resto perché è un video che dura parecchio, di 2 minuti e mezzo, però per parlare del progetto, noi abbiamo come progetto ecosistema dato l'opportunità all'archivio di una restituzione 3D del prodotto e abbiamo realizzato con i nostri tecnici un videomapping della carta. Questa carta è fisicamente presente nell'archivio di Stato su un poggio di legno. Quando il visitatore arriva presso l'archivio di Stato, parte una videoproiezione
che illumina la carta e quindi racconta la carta che si racconta. Alessandro Preziosi con la voce, l'archivio di Stato ha comprato la parte hardware, quindi il videoproiettore, l'impianto di illuminazione e insieme abbiamo realizzato un prodotto e quindi abbiamo dato vita ad un oggetto che prima si sì, era visto, ma alla fine pochi ne comprendevano il significato. Un'altra realizzazione importante fatta al Museo Archeologico Nazionale è la possibilità di sapere come respira il museo. Abbiamo installato oltre 60 sensori, la temperatura, umidità, conta persone, e quindi riusciamo così a dare all'ufficio di monitoraggio del Museo MAN degli elementi decisionali, quindi gli elementi dati analitici per decidere. Al Museo di Capodimonte vi illustrerà l'ottimo Carmine Romano cosa è stato fatto. Sulla sovrintendenza, ad esempio, di Caserta e Benevento sono state fatte due cose interessanti. La prima è la ricostruzione del teatro di Sessa Aurunca, il teatro romano di Sessa Aurunca, con una qualità, ritengo, veramente ai massimi vertici mondiali, mentre poi è stata realizzata la ricostruzione 3D del dinosauro Ciro, di cui vi parlerò stamane. È ovviamente un'ipotesi ricostruttiva. Siamo partiti da un fossile, la storia di Ciro è molto bella e vi invito tutti a leggerla. Diciamo che è un fossile trovato, tra parentesi, da un Veneto che era lì per lavoro in Campania. Ha custodito questo oggetto, l'ha restituito e quindi su cui è partito. Il primo dinosauro trovato, diciamo, fossile in Italia, che ha però una caratteristica fondamentale. Si sono fossilizzati anche gli organi interni e su questo l'Università americana sta per lanciare ulteriori studi e ricerche. Un'ipotesi ricostruttiva in 3D, siamo partiti ovviamente con un gruppo di lavoro scientifico composto dalla sovrintendenza archeologica, quindi dal dottor Simone Foresta, che ha fatto tutta la validazione scientifica del lavoro con i team che hanno lavorato con l'ecosistema. Siamo partiti prima per una struttura scheletrica con gli organi interni, e questa è una sua rappresentazione. Poi siamo andati sullo piumaggio, sull'ipotesi di skin, quindi di pelle, e sono nate tre ipotesi. Quindi Ciro poteva essere così, o così, o così. Io preferisco questo tipo di ricostruzione, la trovo più carina, forse più attinente, ma io non sono un paleontologo, quindi non do questa informazione. Poi abbiamo ovviamente anche un'animazione, e quindi non solo abbiamo ricostruito in 3D Ciro, ma in realtà lo abbiamo animato. E attraverso lo studio dell'apparato scheletrico, e quindi attraverso i paleontologi della sovrintendenza, un'ipotesi ricostruttiva dei movimenti di Ciro è questa che vi sto mostrando. E andiamo oltre. Abbiamo coinvolto nel progetto di digitalizzazione anche due fondazioni, la Fondazione Film Commission che si occupa di cinema e la Fondazione Campania Teatro dei Festival che si occupa di teatro e spettacolo dal vivo. Sono state realizzate le schede di catalogo scientifiche di tutti i film che sono stati girati in Campania, sono stati ovviamente geolocalizzati i luoghi dove si sono registrate delle scene e vengono presentate sul portale, sulla Mediateca del Cinema, con foto di backstage, locandine e descrizione scientifica degli autori. Collegando i contenuti dell'ecosistema digitale, quindi l'ecosistema diventa una base dati che può far fluire di contenuti scientifici e altre applicazioni, la Fondazione ha creato, ad esempio, questo tipo di applicazione che adesso vi mostro. Thank you.
L'importanza di questa applicazione risiede nel fatto che è stato realizzato un nuovo prodotto di promozione del turismo, diciamo, che è legato al cinema in Campania. Molti dei dati scientifici di descrizione dei luoghi o delle immagini che rappresentano quei luoghi sono state prese dall'ecosistema e quindi l'ecosistema diventa un bacino di dati fruibili che però hanno una particolarità. Sono approvati e quindi validati da tecnici e da persone che si occupano di cultura da un punto di vista professionale. Sulla Fondazione Campania dei Festival, invece, è stata fatta la ricostruzione dell'archivio digitale del Napoli Teatro Festival. Sono stati fondamentalmente digitalizzati e archiviati e metadatati tutti gli spettacoli teatrali svolti in Campania dal 2000 12 ad oggi, 2013 ad oggi, ed è possibile ricercare per ogni spettacolo teatrale tutte le maestranze che hanno collaborato e quindi non solo si riesce ad avere memoria degli spettacoli che si sono svolti da un punto di vista scientifico per ulteriori ricerche, ma si riesce anche a valorizzare le maestranze che con questo periodo di Covid, per fortuna che sta alle nostre spalle, stanno ritornando a lavorare. La Regione ha deciso di continuare il suo investimento, producendo un ulteriore progetto che si chiama Reazioni di rafforzamento dell'ecosistema. Ha sempre coinvolto i precedenti partner di progetto, ma ha ampliato il parterre. Quindi si è inserito il Palazzo Reale di Napoli, il Monumento Nazionale dei Girolamini e la Fondazione Mondragone con il Polo Regionale della Moda. Grazie a questo progetto si è raggiunto un ulteriore dominio culturale, che è quello della moda, che in Campania è fondamentale per la nostra economia, non solo per la nostra storia. E grazie, a questo lavoro verranno realizzate una serie di azioni. Vi salto per motivi di tempo tutte le altre, ma lavorando su Procida Capitale, capitale della cultura italiana in questo periodo, stiamo realizzando un'azione di promozione che va al di là di Procida Capitale. All'interno del Palazzo Davalos verrà realizzata una mostra fisica all'inizio di ottobre, partirà ad ottobre, dove verrà proposto il past present di Procida, una ricostruzione scientifica del palazzo, che cosa è stata Procida nel passato e soprattutto che cosa vuole essere Procida sul futuro, e quindi c'è anche una visione del futuro. Tutto questo innestato con un portale immersivo e con una prima esperienza di metaverso legato al turismo e alla cultura, perché attraverso questo strumento di immersività digitale è possibile far interagire le persone e quindi si possono immaginare una serie di attività. E vi mando il video. Il portale Web 3.0, realizzato per Procida 2022, è accessibile tramite PC, smartphone e visori VR dall'ecosistema Cultura Campania. La navigazione inizia con il sorvolo dell'isola, grazie a immagini panoramiche, AirView, ad alta definizione. L'atterraggio virtuale consente di esplorare, a 360 gradi, i punti di interesse. Possiamo viaggiare nel tempo, attraverso le ricostruzioni della storia dell'isola. Osserviamo a Vivara come appariva l'approdo miceneo, del XVI secolo a.C., quando l'isola era diversi metri più elevata sul livello del mare. Gli eventi di Procida Capitale della Cultura vengono visualizzati nelle location a 360 gradi. Al monumentale Palazzo Davalos è dedicata una audioguida immersiva, fruibile sia online che sul sito, durante la visita. Da questo punto del terrazzo panoramico possiamo godere della vista del borgo di Terra Murata. Il tour virtuale ci porta anche nelle aree non aperte al pubblico. Un reportage video a 360 gradi consente di rivivere in realtà virtuale gli eventi principali, come la cerimonia inaugurale e la processione dei misteri. L'InfoPoint immersivo è un servizio sperimentale, altamente innovativo. L'ambiente virtuale viene condiviso online, dai turisti e dagli operatori dell'ente di promozione. Nasce così l'esperienza immersiva del primo metaverso turistico in Italia. Procidainsieme.regione.campania.it. E
Con questo abbiamo concluso la mia relazione. Adesso interrompo la condivisione e passo la parola al dottor Carmine Romano per poter illustrare il lavoro di digitalizzazione fatto nel Museo di Capodimonte, con il progetto Ecosistema. Buongiorno a tutti, sono Carmine Romano, responsabile per la digitalizzazione del catalogo digitale di Capodimonte. Mi farebbe piacere condividere con voi alcune immagini di quelli che sono stati i lavori che sono stati realizzati a Capodimonte grazie all'aiuto della Regione Campania. Datemi solo l'ok se vedete tutto. Sì, ok. Il museo di Capodimonte è una realtà estremamente interessante, è uno dei musei più grandi d'Italia, uno dei più importanti per collezione. Ha una collezione, oltre ad avere una collezione dinastica, ha anche una serie di collezioni aggiunte poi successivamente nell'Ottocento, per cui è uno dei musei più importanti, tra i 10 musei più importanti del mondo. Nel 2015 il museo riappropria del suo bosco, per cui il Gran Bosco di Capodimonte diventa parte del museo, quindi è gestito in maniera autonoma da noi. Nel bosco ci sono una serie di palazzine destinate con una destinazione culturale, per cui abbiamo un centro per gli studi del Mediterraneo, la casa della fotografia, la scuola di digitalizzazione, eccetera. Vi faccio una breve carrellata di quelli che sono i punti, diciamo, descrittivi del museo, anche per farvi rendere conto di quanto grande sia la collezione del museo. Per ora ci sono 47.000 opere, a cui se ne sono aggiunte altre 2005, negli ultimi 2 anni, opere tra cui una serie di Raffaello, Parmigianino, Michelangelo, abbiamo una gran collezione di Tiziano, oltre ad avere anche una sezione dedicata all'arte contemporanea e con la recente acquisizione anche del fondo Learuma, che sarà destinato ad una delle palazzine che abbiamo visto nel bosco. Che ovviamente contiene, essendo un bosco reale, era anche stato concepito come una sorta di collezione di specie arboree, per cui contiene al suo interno una serie di piante rarissime e antiche, considerabili come opere d'arte. Con la Regione Campania abbiamo fatto un progetto che mi permetto di dire è andato molto bene. Siamo partiti con tutta la parte della collezione Farnese. La collezione Farnese è una delle collezioni più importanti al mondo. È ereditata da Elisabetta Farnese questo nucleo di dipinti, sculture, medaglie, monete. Vengono poi ereditate da Carlo, che diviene per la re di Napoli. E quindi si crea questa prima collezione del regno e restano a Napoli anche quando Carlo poi diventa re di Spagna e se ne va. Vi faccio vedere qualche foto dei nostri depositi per farvi rendere conto anche della varietà degli oggetti che noi conserviamo. Quindi si parte da arazzi, gessi, bronzi, oggetti d'arredamento, opere d'arte industriale, dipinti su tela, dipinti su tavola. E la prima cosa che è stata fatta con l'operazione della Regione Campania, per quelli che erano i gruppi che erano stati destinati alla digitalizzazione, è stata proprio una ricognizione inventariale. Vi faccio vedere proprio praticamente, perché prima abbiamo parlato di tanti numeri, però poi con le foto si capisce bene anche che cosa significa la singola unità di queste grandi cifre che sono state mostrate. Per esempio, questa è una tavoletta, e quelli che sono gli inventari, ecco, che sono dietro, parlano un po' della vita dell'opera, come una carta d'identità in un determinato momento. Io registro l'opera nel momento in cui ne entro in possesso. Ogni numero di inventario quindi parla di un momento dell'opera, ma anche di chi la possedeva e di dove si trovava.
Quindi è stata fatta una prima ricognizione inventariale, questi sono i nostri inventari, e successivamente siamo passati a quelle che sono le operazioni di digitalizzazione. Il periodo Covid, perché le operazioni sono partite durante il periodo Covid, che ci ha insegnato quanto importante sia la digitalizzazione, quindi quanto importante sia il prodotto digitale dell'opera, che non va a sostituire la visione dell'opera stessa dal vivo, ma anzi va ad arricchirla. Appunto, il periodo Covid ci ha messo di fronte alla necessità e all'importanza della digitalizzazione del nostro patrimonio. Quando si parla di digitalizzazione di un'opera, si parla di una serie di operazioni fondamentali, si parla di operazioni quali prendere fisicamente l'opera dalla vetrina o comunque dalla galleria in cui è esposta, portarla in una camera per poter essere fotografata con luci adeguate, e ovviamente tutto quello che viene fatto al momento poi viene rielaborato digitalmente in una sorta di post-produzione per ottenere poi il prodotto finale, che è quello del appunto l'oggetto digitale che corrisponde all'opera. Vi faccio vedere queste foto del cantiere anche per farvi rendere conto di quante professionalità diverse servono per poter realizzare la digitalizzazione di un'opera e soprattutto di quanto questa appunto sia importante. Per quello che riguarda Capodimonte, con la Regione Campania abbiamo digitalizzato tutto quello che è esposto nelle gallerie, quindi abbiamo la collezione, abbiamo realizzato la collezione Farnese, la Wunderkammer, la collezione Borgia, l'Ottocento Privato e parte della collezione borbonica. Una cosa importante che non era mai stata realizzata prima, la digitalizzazione dell'armeria. Noi abbiamo una grande armeria con opere provenienti sia dalla collezione Farnese che dalla collezione borbonica, con qualcosa di con un piccolo gruppo di opere Savoia. Questo è il prodotto finale, per esempio, di alcune opere digitalizzate nella nostra armeria. L'importanza di questa operazione realizzata dalla Regione Campania è il fatto che questa armeria sia stata digitalizzata per la prima volta, nel senso che noi non avevamo neanche delle foto, tra virgolette, in bianco e nero di queste opere che si trovavano appunto in esposizione, proprio per la complessità derivava dal realizzare appunto una campagna di digitalizzazione. Vi faccio vedere anche alcuni dettagli che mostrano appunto che vanno ben oltre il visibile e mostrano appunto quanto importanti siano queste opere, e soprattutto quanto la digitalizzazione possa aiutare, ci possa aiutare a poter cogliere le tecniche, l'utilizzo dei materiali, l'utilizzo di quelle che è, per esempio, per quanto riguarda i quadri o le tavole, l'utilizzo della pittura. Se noi facciamo delle zoomate sulle opere più importanti, addirittura possiamo riconoscere il tratto, no, dell'artista, la pennellata, il modo come utilizza il colore. Quindi è qualcosa di assolutamente importante, perché va ad aumentare quelle che sono le nostre capacità di poter recepire l'opera, facendoci vedere delle cose che sono appunto non osservabili con la nostra vista. Questi sono appunto alcuni dettagli, perché ovviamente per ogni opera bisogna, soprattutto per quelle che sono opere tridimensionali, bisogna comunque realizzare foto che possano riprendere qualunque punto visibile dell'opera stessa. Infatti la digitalizzazione è anche un momento per capire lo stato conservativo dell'opera. In quel determinato giorno, in quel determinato momento, sappiamo, possiamo vedere tutte le facce dell'opera e possiamo capire qual era il suo stato conservativo. La stessa cosa viene fatta, per esempio, per una tavola, per cui vi faccio vedere quelli che sono non solo le due facce appunto dell'opera, ma anche vengono ripresi tutti gli spessori, e soprattutto vengono ripresi anche in maniera ravvicinata tutti quelli che sono gli inventari, i bolli. Questo, per esempio, è
un bollo del notaio che ha registrato la collezione Farnese in entrata, per cui ognuno di questi numeri, come dicevo prima, ognuno di questi bolli ci parlano appunto della vita dell'opera nel corso del tempo e di tutti quelli che sono stati passaggi di proprietà dell'opera stessa. Vi faccio vedere quella che è una porcellana. Queste sono delle cartelle in cui sono conservate le nostre immagini digitali, per cui abbiamo per esempio in questo caso una porcellana ripresa da tutti, da tutte le angolazioni. Come diceva prima il dottor Ingegner Ragazzi, tutto questo è un sistema integrato, perché le opere non solo vengono ricontrollate dal punto di vista appunto materico, ma anche da quello che è il punto di vista della registrazione nei cataloghi sia regionale che quello nazionale. Infatti con la Regione Campania, con CRPC, abbiamo ricontrollato tutte le nostre schede, quindi le abbiamo aggiornate relative a quelle che sono le opere che sono state realizzate durante la campagna di digitalizzazione, che poi sono state anche riversate in quello che è l'ICCD, che è un po' per il Ministero, l'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione, ma è anche il luogo dove vengono conservate tutte le schede del patrimonio nazionale. Quindi c'è stata una sorta di riversaggio. Questo è tutto rispetto a quello che è Capodimonte, anche se ridotto in pochi minuti è stata una grande, grande operazione che ha visto appunto tanti operatori lavorare, e soprattutto adesso stiamo aspettando che tutte le opere siano messe in piattaforma per poter vedere, tra virgolette, una versione virtuale del museo e poter fare anche un tour virtuale del museo con tutte le sue opere esposte. Interrompo la condivisione. Perfetto. Eccoci qua. Abbiamo concluso le presentazioni, dottore, visto che la dottoressa Nadia Muro purtroppo non riesce a presentare la sua. Prendo il microfono e chiacchieriamo. Allora Luciano, vorrei che tu facessi una sintesi di a che punto siete, in maniera molto semplice, della vostra roadmap. Noi siamo in questo momento, stiamo riversando, come si dice in gergo tecnico, in produzione tutto questo enorme patrimonio culturale. Parliamo di una base dati da 800 terabyte tra immagini e informazione. Stanno i tecnici lavorando sulla parte cloud del CRED regionale e per la metà di ottobre dovremo lanciare il prodotto in produzione, quindi visibile con le nuove versioni. Lo aspettiamo con ansia allora. Molto, molto. Anche per voi. Vi devo fare complimenti, perché sembra tutto semplice queste cose, no? Nel sempre invece sono molto complesse, perché non è soltanto un problema tecnologico, non è soltanto un problema informatico, perché quello, diciamo, che anche con i partner che avete si superano questi problemi, insomma. Il problema è di governo del patrimonio culturale. Non è semplice. Devo dire che la dottoressa Rosanna Romano e la dottoressa Nadia Murolo all'inizio del progetto hanno lavorato ad un'impostazione culturale del progetto, perché la tecnologia, come le dice, è di supporto. La dottoressa Nadia Murolo ha coordinato i tavoli per la richiesta, per la, diciamo, la definizione dei fabbisogni di digitalizzazione di questi istituti. Sono state riunioni molto lunghe a cui hanno partecipato i direttori e i sovrintendenti, si è scelto il materiale, si sono creati dei percorsi filologici con l'ecosistema. Ad esempio, grazie anche all'intuito della dottoressa Romano e della Murolo, sarà possibile vedere tutta la collezione Farnese
in un unico luogo, quando oggi per poterla vedere c'è da andare a Capodimonte, c'è da andare al MAN, c'è da andare agli archivi, e quindi sarà possibile godere di un unicum, seppur in forma digitale, che però serve, come noi diciamo, alla visita futura. Quindi le persone si attrezzeranno sull'ecosistema per poter pianificare la propria visita. Bello, bello. Senti Luciano, un'altra domanda. Cioè, voi avete un percorso? Questa è una domanda interessata, ti avverto, perché non, ti spiego. Questa edizione del WTE è legata molto alla distribuzione in generale, cioè sulla capacità di produrre contenuti e poterli distribuire. Ed è il why, il perché della presenza del Ministero del Turismo a Verona, insomma, come tappa di divulgazione e ingaggio verso quello che forse tu conosci, che è il TDH, che è il Digital Lab del Ministero del Turismo, che è un progetto che ha una fase intermedia, diciamo, quasi all'inizio, diciamo, che però ha risorse PNRR per 120 milioni in sostanza, e sono affamatissimi di contenuti, perché il problema grosso sono quelli, non è informatico, e quindi hanno tutta una serie di contenuti, di protocolli, di interoperabilità, per cui il prodotto rimane di proprietà naturalmente di chi ci lavora sopra, che è il lavoro più mastodontico, con quello che state facendo voi, però Italia.it e altre poi forme di hub digitali sono dei soggetti che possono aiutare a diffonderlo, per non tenerlo Certamente sì. chiuso in sostanza. A cascata, io sono anche advisor del distretto turistico Costa Amalfi. Con lo stesso meccanismo vorremmo dare le informazioni a voi, perché abbiamo una redazione di molte persone, produciamo contenuti di qualità e non ce le vorremmo tenere chiuse dentro. Se ne No, può certo. parlare secondo te di Se, questo? allora, sicuramente sì. Lo scopo, io perciò parlavo di sistema informativo. Noi in realtà abbiamo prodotto un sistema che è capace di essere Allogare. utile innanzitutto al lavoro costante giornaliero della parte scientifica. Quei dati, però, che sono il vero patrimonio, la vera ricchezza, perché sono dati certificati da Certo, sovrintendenti, e certo. quindi quando si parla di una scheda di catalogo di un'opera, siamo sicuri che è quella, e quindi noi possiamo utilizzarlo attraverso i sistemi di interscambio che comunque la pubblica amministrazione, Perfetto, io con i suoi piani, ti sta Io ho fatto prevedendo. questa parentesi che io lo faccio soltanto perché ho a cuore, vi ho a cuore voi, insomma. Mi piacerebbe che tutto questo lavoro poi avesse la massima distribuzione, insomma. Certo, Per cui certo. ti metto in contatto con le persone del Ministero del Turismo che si occupano di questo specificatamente. Si possono anche aprire progetti di co-branding, co-marketing, che sono finanziati da loro, peraltro. E per cui credo che anche la dottoressa Romano, ad esempio, credo che abbia una sensibilità su questo argomento, perché sennò. Certamente, certamente sì, anche perché lei ci ha tenuto molto ad avere innanzitutto una rete istituzionale attraverso dei protocolli d'intesa con gli istituti centrali che si occupano di tutela e conservazione del patrimonio culturale, quindi archivistico, bibliografico e per i beni storico-artistici, e soprattutto ha voglia di promuovere la propria terra, il proprio territorio, e lo ha Allora, dimostrato. guarda, che ne parliamo, ti mando soltanto dei primi de connessioni. Qui c'è anche un bene prezioso della Campania in sala che vi stanno ascoltando, che è Colombo Auricchio e Desi Aprile, L'ottima dottoressa che Auricchio, ciao, sono qua ad la ascoltare con salutiamo. attenzione il vostro intervento. Coinvolgo anche loro, in modo che facciamo un gruppetto di lavoro per capire un attimo come è possibile valorizzare il tutto, insomma. Certamente, coinvolgendo la dottoressa Romano, sicuramente si arriverà con la dottoressa Murolo per la parte culturale a disposizione. Molto bene, perfetto. Senti, io non so come ringraziarvi, siete stati preziosi. Dalla settimana prossima abbiamo il riavvolgimento del video, anche con un po' di post-produzione, tagliamo un po' di pezzettini all'inizio, insomma. Certo. E quindi avete un video di questa presentazione che possiamo, noi naturalmente lo promuoviamo sui nostri canali, però ve lo diamo libero a copyright in modo che possiate Va bene, la ringrazio. diffonderlo.
Io poi volevo aggiungere una cosa alla presentazione del dottor Romano, non so se sia possibile dirlo, ma in realtà durante il lavoro di digitalizzazione di un'arma, nello smontaggio per la polizia, si è capito che quell'arma era stata erroneamente attribuita ad un artista perché è stata trovata la firma. Non so se Carmine vuole spiegare questo antefatto Raccontacelo, Carmine. Sì, soprattutto per quanto riguarda le armi, abbiamo approfittato di questo momento di digitalizzazione per poter smontare, tra virgolette, ovviamente con un restauratore super specializzato, che tra l'altro il cui nonno era il guardiacaccia del re, per cui è genetica come cosa, ha smontato quello che è il cane, si chiama, del fucile per una serie di fucili. E all'interno abbiamo trovato poi che sono di artisti di grande calibro per appunto delle armi realizzate per Re Carlo. E anche una cosa interessante, che forse è una cosa che può far sorridere, una serie di fucili che al cui interno avevano il nome di donne, per cui erano chiamate le sette sorelle, per cui c'era Filomena, Maria, Giovanna e si pensa che fossero appunto le amanti Bello. delle persone che erano, perché ovviamente il momento lo prevedeva. Senti Carmine, io ti ringrazio personalmente non solo per questo tuo contributo di oggi, ma non ho avuto occasione per ringraziarti anche per il tuo contributo a Pompei. Questo era, verticalizzava il tema della didattica scolastica, del turismo scolastico e della didattica fuori dalla classe. Ora ci siamo un pochino più o meno e abbiamo fatto un altro pezzettino narrativo dell'ecosistema della cultura di Regione Campania. Il prossimo appuntamento ce lo creeremo in modo che così vi seguiremo, che a noi farebbe tanto piacere seguirvi step per step per riuscire a capire l'evoluzione del progetto. Vi stiamo anche un pochino non addosso, ma insomma vi osserviamo con attenzione per riuscire a capire insomma che valore state creando e cercare di trasmetterlo in maniera corretta. Quindi io vi ringrazio moltissimo. Vi saluta Colomba e Desi. Vi Salve. salutano moltissimo E buon lavoro a voi a Verona. e ci diamo appuntamento alla prossima occasione. Salve, arrivederci. Grazie a voi. Grazie, ciao.